aspettando il blocco di Lawal, ovviamente l'intesa ancora non è perfetta, ma abbiamo visto quello che potrebbe essere una delle costanti di questa partita. Ma dall'altra parte subito Guido Rosselli taglia in due il cattivo ritorno difensivo milanese. Non ha molto senso magari fischiare subito un tecnico. Umana, lasciamo in attacco, che il campo parli. Più uno Milano, ma Venezia palla in mano con Rosselli che si avvicina, gran movimento di Rosselli che si mangia l'Enford, diciamo, e riporta avanti di uno. Wallace che riceve in questo momento, esce dai blocchi l'Enford, finta il tiro, cerca la Wall in post basso, poi la Wall porta il blocco, ancora l'Enford, il pallone recuperato da Rosselli, il fallo antisportivo di Gentile che fa un'opposizione diciamo volontaria, e la volontarietà qua che viene punita dall'arbitro. Michael Roll mandato sul fondo, un ottimo aiuto di Daniele come al solito e una rotazione di Guido. In fase offensiva ovviamente i meccanismi con un giocatore del suo impatto non pochetti. Attacca la Wall, torna fuori, palla per Linhart, alza la parabola. L'errore di Linhart, ma c'è il rimbalzo offensivo di Magro che ha dato un ottimo contributo nel primo tempo in soli 6 minuti, 2 su 2 da 2, 4 rimbalzi, 9 di valutazione. Sicuramente un ottimo Daniele. Tanto la finta di passaggio di Peric che ha pescato Magro e la tripla segno di Rosselli con grande rapidità. Potrebbe essere un assist di Daniele dall'area verso Guido, verso la linea da tre, perché sta cacchio. Abbassa il quintetto a sua volta coach Markowski. Langford, su di lui Rosselli, gli concede la linea di fondo dove c'è l'aiuto di Taylor. Ancora Rosselli riesce a strappare il pallone con l'aiuto anche di Peric. Non c'è cosa migliore che vedere i giocatori buttarsi sul parquet e aiutarsi per recuperare un pallone. Gran lavoro di squadra, quindi più di due possessi di vantaggio per Venezia quando mancano 17 secondi al termine della gara. Bisogna rimanere concentrati. Gran stoppata di Rosselli, ultimo tocco da parte di Gerrez con recupero. E con questa azione difensiva del capitano si chiude di fatto la partita.